Sì, vabbè, però potremmo tornare in quel locale dove siamo state l'anno scorso. Ma quale locale? Dai, quello dove c'era la serata Moz. Ti ricordi? Ti eri messa la cintura con la bandiera inglese. Sai quella che avevi comprato vicino alla spiaggia? Sì, un vestito. Chissà che fine ha fatto. Boh. Ma mi stai ascoltando? Sì, la cintura, no? Sì, che ti ascolto, certo. Oh, ma Carlo? Ma dov'è? Tu lo vedi? No. Ma mica si sarà vestito come l'anno scorso? No, no, speriamo di no. Non si poteva vedere vestito da gallina. Dio, ma esiste forse forma più bella? Esiste una sola altra creatura degna soltanto di essere contemplata. L'armonia di quei capelli, il controcanto setato del suo collo, non si frappongono tra voi e lei, impedendo e frenando ogni vil desio di contatto. Ah, se solo potessi vincere la battaglia che combatto con il mio desiderio e spingermi fino ad annunciarmi. No, oh, frena l'istinto, lascia il controllo alla ragione. Il cuore non sempre è amico e la passione già più volte si è mostrata infida, menzognera. Forse voce che risuoni più limpida e celestiale. Dica a voi. Pensate. Ci voleva tanto. Oh, guarda, ecco. Sta arrivando Carlo. No. Finalmente. Ma cosa ti sei messo? Buonasera. Ciao. Verso. Oh, ciao. Allora. Tutto bene. La macchina là, eh. Andiamo? Ok. Beh, insomma, comunque, hai deciso allora? Vieni o no la settimana prossima? Ma guarda, veramente la settimana prossima vorrei andare in un'altra. Ah, capito. Non temere. Benedetto ha saputo cogliere la segreta richiesta celata dalle tue parole. Ed ora cercherò di restare solo con te. Oh, dolce Beatrice, ti sorprenderà la mia fermezza e il mio coraggio con cui saprò manifestarti quello che già da tempo sento. Dai due biglietti, per favore. Trova il coraggio di parlarle. Bea! Lo sai che al buio sei bellissima. Non mi sembra un gran complimento. No, vabbè, volevo dire che per me sei anche alla luce sei bellissima. Non importa, dai. È che non so mai come prendere i complimenti. Le parole a volte non vogliono dire niente. Esatto, pure per me. Le parole non vogliono dire niente. Ma infatti. E allora,
E noi tutti siamo Pamelaccia, no? Dai, insomma, cioè, io lo so che ti piaccio. Tu mi piaci, e allora... Scusa. Bea. Ciao, Giorgio. Giorgio, lui è Benedetto. Benedetto, per me è un grande onore potervi parlare. Ma ora, se non vi dispiace, porterò via Beatrice e spezzerò l'incantesimo che la lega a questa luce soffusa e che tenta di accarezzarla. Ma come cazzo parli? È proprio questo che mi ha fatto innamorare di lui. Io stavo cercando un uomo di altri tempi. Beatrice!